Ben ritrovati su Review New. Oggi andiamo a recensire un set da Behrmann con Cobalt Shaker della marca The Wolf Moon. Parto col dirvi, prima di iniziare questa video recensione, che un amico Behrmann quindi mi ha dato alcune dritte riguardo a questo set, spiegandomi appunto le terminologie e dandomi quindi delle dritte affinché questa video recensione potesse essere utile. E iniziamo subito dicendo che appunto il set arriva all'interno di questa confezione. Questo qua è il libretto contenente i cocktail che andiamo a vedere più tardi. Allora, la prima cosa che posso dirvi è che abbiamo la presenza di un Cobalt Shaker, ovvero uno shaker composto da tre parti che sono, diciamo, lo shaker che permette di mettere dentro i liquidi o il ghiaccio, il coperchio e il mini coperchio in alto. Come funziona? Semplicemente si mette i liquidi, gli alcolici e il ghiaccio e tutto qua dentro e si ricopre, si shakera e si fa fuoriuscire con questo, da questo foro il cocktail e come vedete c'è anche un setaccio che permette quindi di trattenere il ghiaccio, comunque le foglie di menta, eccetera. Questo è un tipo di shaker. Abbiamo poi quello opposto che si chiama un Boston Shaker, che vede unicamente la presenza di cosa? Di questa parte qua dello shaker e poi di un bicchiere di vetro che si posiziona al di sopra e si può quindi shakerare e fare il proprio cocktail. Abbiamo oltre a questo componente, o meglio a questi tre componenti, altri componenti, tra cui, eccoli qua, questi qua sono i beccucci, o meglio beccucci in acciaio inossidabile, come anche lo shaker che tra l'altro mi sono dimenticato di dirvi contiene 550 millilitri. Allora, stavo dicendo che ci sono questi beccucci che hanno una parte in gomma e che permettono appunto di essere infilate all'interno delle bottiglie di distillati comunque di analcolici e poi permettono tranquillamente di versare gli alcolici all'interno dello shaker 3. Abbiamo poi cos'altro? Allora, uno strainer, eccolo qua. Strainer che cosa serve? Serve per contenere, qua avevamo il setaccino quindi non c'era bisogno, però nel caso si volesse appunto utilizzare come Boston Shaker o comunque non utilizzare il coperchio, si va a far fuoriuscire il, come posso dirvi, il cocktail senza che appunto fuoriescano impurità, comunque ghiaccio e foglie di salvia, sì, di menta e altre cose, scusate. Abbiamo poi che cosa? Allora, il libretto che, vabbè, volevo dirvelo per ultimo, ve lo dico già adesso, abbiamo 115 tipi di cocktail sexy e adesso non sto veramente a farveli leggere perché ci sono dei nomi veramente strani. Vabbè, vi dico ad esempio questo Creamy Organ e altro. Vabbè, lasciamo stare. Comunque sono dei cocktail particolari, sexy che potete comunque farli, non so, una serata tra amici per divertirvi oppure con la vostra compagna, la vostra moglie. Un bar spoon, che è questo qua. Questo è il bar spoon, ovvero un cucchiaio. Cosa serve? Serve, diciamo, per mescolare il cocktail e come vedete, sempre in acciaio inox, ovviamente ha all'interno sulla parte in alto questa cannuccia, questo foro che permette di assaggiare il cocktail e quindi provare un attimo, non lo so, per vedere com'è il punto giusto, lo zucchero, il lime, e quindi permette al barman di dosare anche a proprio piacimento il gusto del cocktail. Abbiamo poi un gigolo, ok? Gigolo, ovvero un misurino dalla capienza di 4 cl e 2 cl, scusate, 2 cl e 4 cl, che serve quindi per dosare i liquidi comunque che si vanno a mettere all'interno del cocktail. E infine abbiamo un muddler, ovvero un pestello in acciaio inox pesante
di buon materiale con un estremo di questa plastica inodore che serve appunto per andare, come dice la parola stessa, a triturare, a pestare le foglie di menta o comunque i vari ingredienti. E comunque va detto che rispetta le direttive igienico-sanitarie perché non è in legno, bensì in acciaio inossidabile e in plastica. Mi ero dimenticato poi della pinzetta che comunque permette di mettere le... La vado a spacchettare. Permette di infilare, scusate, di gestire comunque le varie decorazioni da mettere sopra il vostro bicchiere per fare i vostri cocktail creativi o comunque per prendere magari un cubetto di ghiaccio. Questo è quindi tutto il set. La cosa che comunque mi ha detto il mio amico è che di solito i barman, quando lo fanno per mestiere, usano principalmente il Boston Shaker, mentre il Cabo Shaker è più per uso amatoriale e domestico. Io sinceramente non me ne intendo molto di cocktail e di queste cose, però ho cercato di rendere il più possibile corretta ed utile questa recensione. Se avete comunque delle osservazioni o delle domande o delle curiosità, non esitate a farmele e spero che questa video recensione vi sia stata quantomeno utile.